Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui, il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli, però, disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Che scene meravigliose! Gesù che libera dalle infermità, dai demoni, da ogni cosa che ci rende schiavi. Una guarigione in particolare ci colpisce, quella della suocera di Pietro. Gesù la guarisce ed ella subito si mette in attività per servirli. Le guarigioni che Gesù opera in noi non servono per continuare a vivere una vita vuota e nella falsità, in una agiata comodità che esclude gli altri, ma queste guarigioni ci permettono di alzarci e metterci al servizio degli altri e al servizio di Dio. Inoltre, la parola di oggi ci insegna a saper lasciare libere le persone di compiere il volere di Dio nella loro vita. Dopo tutte quelle guarigioni, le persone non volevano mandare via Gesù. Vuoi mettere chi l'avrebbe mandato via? Avere un guaritore così fa sempre comodo. Inoltre, riconoscevano la potenza di Cristo e questo li faceva attaccare ancora di più a Lui. Ma Gesù, che anche lui si sarà sentito attaccato a queste persone perché le amava, li educa e ci educa ad andare avanti, a lasciare liberi gli altri di compiere il volere di Dio nella loro vita. Gesù continua la sua missione, se ne va altrove, ma non scorderà mai nessuno, nessun uomo, nessuna donna che ha incontrato nel suo cammino.